Matteo Renzi scarica Felice Casson. Era scritto che perdesse, ha detto il Premier in un'intervista uscita sulla stampa, per poi raccontare un aneddoto. A Venezia mi è venuto incontro un signore. Salve, mi ha detto, sono l'unico renziano della città. Era Brugnaro, il candidato del centrodestra che ci ha battuto. Renzi ha sottolineato che la scelta di Casson, ma anche delle sconfitte di Alessandra Moretti e Raffaella Paita alle regionali di Veneto e Liguria e dei vincenti Emiliano e De Luca in Puglia e Campania, non sono state sue. Io non ho messo bocca, ha spiegato il Premier. Il 3 maggio, giorno dell'inaugurazione del padiglione Acque a Mestre, il Presidente del Consiglio era venuto al Teatro Toniolo a sostenere Casson. Ripartiremo con lui, aveva concluso, con legalità, trasparenza, fiducia per il futuro. Vinceremo al primo turno. Profezia sbagliata. Intanto, per Marco Stradiotto, segretario metropolitano, il PD dopo le primarie pensava di aver la vittoria in tasca. Era assurdo, devo dire che forse quelle primarie troppo belle, anche con un risultato troppo netto, ci hanno forse illuso di aver vinto allora. È mancato il contributo di alcuni esponenti fondamentali sul territorio. Questo ha fatto sì che, ad esempio, alcune non sono scese in campo, sperando e aspettando ovviamente la vittoria per poi tornare al tavolo per ragionare, penso, come Jacopo Molina, che secondo me invece è un elemento di